Bentornati ragazzi, continuiamo con questa serie dedicata di video al videogioco di Demon Slayer. Siamo qui all'inizio del capitolo 2, il demone della palude. Ci troviamo, per quanto riguarda il manga, al capitolo 9-10, dove inizia proprio questo arco narrativo. Quindi cominciamo subito e vediamo un po' che cosa andremo a vedere in questo nuovo episodio per il videogioco. Altro che Amazon, ragazzi, le consegne nel mondo di Demon Slayer avvengono così. この中に日輪刀が入っている。俺が打った刀だ。あの、お茶入れますから、中へ。日輪刀の原料は太陽に一番近い山で取れる。少女飛砂鉄と 少女飛行石。あの、どうぞ中へ。それで日の光を吸収する鉄ができる。そうですか。じゃあ、家の中へ。陽光山は一日中日が差している山だからな。曇らないし雨も降らない。雨が降らないってことは、それだけ不純物のない日が集まるってことだ。 Fa tanto ridere questa maschera. いや、俺は炭治郎と喜恵の息子です。頭の毛と目ん玉が赤みがかっているだろう。日仕事をする家はそういう子が生まれると縁起がいいって喜ぶんだぜ。 Vediamo un po' di che colore diventa la katana. そうそう。抜いてみな。日輪刀は別名、色変わりの刀といってな。 È nera, ragazzi, non è scarlatta, quindi non è rossa, ma è interamente nera. Cruina. Cruito, non è che non è? E siamo arrivati, ragazzi, alla terza parte della serie dedicata al videogioco di Demon Slayer. Quindi lasciate un bel like, commentate e vediamo un po' come Tanjiro e Nezuko affronteranno il demone della palude. Arrivi il corvo, ragazzi, quindi dovrebbe esserci una missione. Ecco. Prossimo obiettivo, città nord-ovest. Andiamo a salvare le fanciulle in pericolo. Oddio. Capitolo 2, il demone della palude. Questo è il nostro primo obiettivo da ammazza demoni. Allora dirigiamoci subito alla città nord-ovest. Andiamo a salvare le fanciulle. この大福は特別な繊維でできている。通気性は良いが濡れにくく燃えにくい。雑魚鬼の爪や牙ではこの大福を裂くことすらできない。それは鬼となったものは日の光に当たると消滅する。しかしこれからお前とネズコは。Ecco il motivo per il quale sotto le coperte. ならば昼間のうちに妹を背負う箱が必要だろう。
そこで非常に軽い切りくも杉という木でこれを作っておいた。岩漆を塗って外側を固めたので強度も上がっている。多少の衝撃にも耐えられるはずだ。ありがとうございます。それと炭治郎、はい、お前が鬼殺隊の任務を始めるにあたって説明しておきたいことがある。 鬼には、いくつか種類がある。血鬼術という特殊な術を使う鬼は異能の鬼だ。今後は、そのような鬼とも戦うことになるだろう。その者たちとの戦いは、これまで以上に困難を極めるだが、鬼を倒し辿っていけば、いずれ ed è proprio questo l'obiettivo, trovare colui che ha trasformato Nezuko in demone, quindi capire se possiamo fare il processo inverso per farla ritornare umana. この世にただ一体のみ、今から千年以上前、一番初めに鬼となったもの、つまりそれがお前の家族の仇だ。さらにそいつならば、 妹を人間に戻す方法を知っていると、わしは思っている。その鬼の名は鬼舞辻無惨。Ecco ragazzi che è stato nominato all'interno del gioco. 無惨。人を鬼に変えられる唯一の鬼。ということは、禰豆子を鬼にしたのも。 そうだ。鬼となった者は誰彼構わず人を襲い、そして喰らう。それが親であろうと兄弟であろうと関係ない。理性では衝動を抑えられない。それが鬼という存在。そう思っていた。禰豆子を知るまでは、禰豆子は鬼だ。 それは間違いない。しかしこれまで一人として人を食ってはいない。禰豆子は弟を守るように倒れていました。誰も食べていません。わしはこれまで多くの鬼を見てきたが、そんな事例は一度として聞いたことがない。ではどうやって禰豆子はこの状態を保っているか。 これは憶測だが、禰豆子は人の血肉を食らう代わりに眠ることで体力を回復しているのかもしれない。眠ることで体力を回復。さっきも言ったが、これはわしの憶測だ。外れているかもしれん。 禰豆子と共にいるのはお前だけだ。妹の観察は怠るな。いいな。最後にもう一つ、気休めにしかならんかもしれんが、禰豆子が眠っている間にわしは暗示をかけた。人間は皆お前の家族だ。人間を守れ。鬼は敵だ。 人を傷つける鬼を許すな。とな。炭治郎、お前が妹を守りたいという気持ちはよくわかる。だが、禰豆子は今、鬼だ。つまり、必ずしもお前が守ってやらねばならぬほど弱いわけではない。 何にせよ、これから任務が始まる。本当の意味で鬼との戦いだ。無事に二人で戻ってこい。お前なら大丈夫だ。 È bello ragazzi perché comunque questo gioco è come se fosse l'anime, nel senso che alcuni dialoghi importanti mantengono la loro importanza, sono fedeli all'anime.
Quindi è fatto veramente bene, cioè si ricostruisce il filone narrativo sia dell'anime che del manga. E ok, si comincia a giocare, alcune volte bisogna posare il joystick perché in effetti alcune scene durano anche una decina di minuti. Ma va bene ragazzi, siamo amanti dell'anime, quindi ci fa piacere vedere che è curato in questo senso, quindi ok. Punto esclamativo, quindi una missione secondaria. Ehi, tutto bene? Il mio carretto si è ribaltato, nulla di che. Il problema è che è troppo pesante e non riesco a tirarlo su. Mi permette di aiutarla? Ok, proviamo ad aiutarlo, l'abbiamo aiutato. Wow, sei il mio salvatore, grazie mille. Devo darti qualcosa per il disturbo. Noi chiediamo se ci sono stati incidenti in città. Mi è giunta voce di alcune fanciulle scomparse. Magari sono solo scappate di casa. Capisco, la ringrazio profondamente. E ovviamente noi pensiamo che non sono scappate di casa, sono state attaccate da un demone. È qualcosa di imperdonabile. Dobbiamo assolutamente trovare l'artefice di questo problema che si sta causando proprio in questa città. Non riusciamo ad entrare nel caso, nei negozi. Io sono un amante di entrare ad esplorare, a guardare, peccato. Si ripete ogni sera, è spaventoso, in città ne parlano tutti. Altra quest secondaria, non posso crederci, mi stai dicendo un'altra bugia? No, stavolta è vero, ho visto qualcosa, ne sono sicuro. Ok, più che altro i punti esclamativi blu sono delle raccolte di informazioni, quindi non sono proprio delle quest secondarie, sono come se fossero oggetti da raccogliere, tu li completi, raccogli tutte le informazioni e ti si sbloccano comunque degli obiettivi. Mica lasci i punti Kimetsu così in giro, sono 50 punti utili per sbloccare nell'archivio determinate cose, costumi, personaggi, frasi, citazioni, immagini. Sono qui solo per lavoro, non so niente di quello che succede da queste parti. Oh, non ho tempo per le chiacchiere, ho degli affari da sbrigare. Ok, questo è stato veramente molto utile. Ehi tu, ci sai dire qualcosa? Niente di niente, non ci hanno detto nulla. Quindi ragazzi, gruppo di ricompense sbloccate una, visto abbiamo completato questo obiettivo. Ed è importante per sbloccare delle ricompense. Vediamo un po' cosa succede. Oh mamma mia. Quindi andiamo subito da lui. Kazumi-san.信じてもらえないかもしれないが。信じます。信じますよ。信じる。かすかに鬼の匂いが残ってるけど、まだらというか変な感じだ。この子は一体何なんだ。この町に鬼がいるのは間違いない。けど、まだ情報が足りない。日の入りまで残された時間は少ない。 Vediamo cosa possiamo trovare seguendo l'odore. Hai trovato l'odore di un demone. Se il demone ha lasciato così tante tracce, correranno sicuramente delle voci. Per trovare indizi sul demone che rapisce le ragazze, comincia parlando con la gente in città. I racconti sveleranno un odore di demone nell'area. Ottieni informazioni e segui tutti gli odori. Se non sai dove trovarli, percepisci l'odore con R2 per individuarlo con facilità. Allora, vediamo cosa ci dice. Allora, lei non ci ha detto nulla, anzi siamo stati noi a consigliarle di tornare a casa. Ok, possiamo esplorare un po' qui la città, possiamo arrampicarci sui tetti, però ovviamente sono tutte cose guidate. Ok, abbiamo recuperato pure il frammento del ricordo.
Ok, con tutti questi passaggi possiamo andare a raccogliere i punti Kimetsu, così non ce li perdiamo. 150 punti. Sorellona, dove sei? Vieni fuori, mamma, quando torna a casa. Ok, sarà sicuramente la sorellina di una fanciulla smarrita. Ok, abbiamo l'odore di un demone. Hai trovato l'odore di un demone. Qui è dove è stata rapita la ragazza. Riesco a sentire una tenue traccia del suo odore. Ultima persona, vediamo un po'. Ok, va bene, è facilissimo, ragazzi. Non c'è nessuna difficoltà nel prendere questi odori del demone. Shimatta.夜になってしまった。鬼の匂いはするけど、まばらだ。他の匂いに混ざって、やっぱり嫌な匂いがする。きっとそれが女性をさらっている鬼に違いない。これまでの情報を整理しろ。炭治郎。そして集中するんだ。匂いの跡をたどれば。 Ok, abbiamo altro da controllare, quindi sì ragazzi, tutto questo capitolo 2 è fatto di raccogliere informazioni, però è tutto ripetitivo, non c'è granché da fare. Ok, però questa seconda parte, visto che è sera, abbiamo i demoni. Quindi c'è qualche scontro da fare velocemente. Ma tu, io dico, c'è un demone che rapisce le fanciulle. Perché stanno di fronte al portone di notte? Ok, siamo pronti per il grande boss finale di questo livello. Infilzato! Soka, questo uni va in sottofondo. Ragazzi, con quel colpo di spada poteva benissimo prendere anche la fanciulla. Grande Nezuko! Cosa? なぜ人間の分際で鬼を連れてる。ネズコ、やれるのか。3人とも全く同じ匂い。1人の鬼が3人に分裂してる。Ok, dai, inizia questo scontro. Vediamo. Ecco perché rapivano solo le sedicenni. ねえ、背になれ俺よ。まあいいさ。こんな夜があっても。この街では随分16の娘を食ったからな。どれも肉付きがよく美味だった。俺は満足だよ。俺は満足じゃないんだ俺よ。まだ食いたいのだ。 Ragazzi, è fedele, fedele, fedele al manga. Sanno.
Ragazzi, è il primo scontro dove abbiamo il supporto, infatti qui ce lo spiega. Abbiamo fatto il cambio, è la prima volta che la utilizziamo. Mamma mia, stiamo utilizzando un Nezuko, una Nezuko demone, quindi la potenza cambia. Sono bellissime le mosse, le tecniche che può utilizzare, mamma mia, che forza! Ecco, questa è una presa di Nezuko, bellissima. Ok, è andata. Grado S, bellissimo, ci sta. E qui è demone contro demone, ragazzi. Oh mamma mia, ok, impeto per il demone della palude. Ok, fatto. いもうとに触るな。鬼仏寺無惨について知っていることを話してもらう。言えない。喋ってはいけない。私のことを誰にも喋ってはいけない。喋ったらすぐにわかる。 Il mistero si infittisce. Ok, ultima grande battaglia. Sempre Tanjiro e Nezuko, quindi abbiamo la possibilità di usarli entrambi. Ok, c'è un limite nella sua barra della salute, quindi significa, ragazzi, che poi ci sarà qualche sequenza con i tasti. Ah, e se tu fai l'impeto, io ti sfodero, mia sorella. Ok, dobbiamo scappare, aiuto! Aiuto! Ok, ci siamo ragazzi, siamo arrivati alla sequenza di tasti. Mi impegno, di solito sono una frana. Ok. Ok, andiamo avanti. Grado S.寝てる。傷を回復するための眠りか。ごめん。ごめんな。もう少し待ってくれ。兄ちゃんがきっと人間に戻してやるからな。
Kasumi-san, 大丈夫ですか? 婚約者を失って 大丈夫だと思うか? Kasumi-san, 失っても 失っても 生きていくしかないんです どんなに打ちのめされようと お前に何がわかるんだ! お前みたいな塊! <笑>俺はもう行きます これを この中に Satoko-san の持ち物があるといいのですが Ragazzi, delle scene veramente belle queste che ci propone questo videogioco, toccanti, emozionanti, e sono veramente molto fedeli al manga che ho riletto di recente. Anche i dialoghi. E finisce qui ragazzi questo capitolo 2, la storia si fa sempre più interessante e soprattutto dobbiamo continuare, dobbiamo vedere fino a dove si spingerà questo videogioco e quali sono le emozioni che ci farà provare, molto fedele, davvero molto fedele, quindi non vedo l'ora di giocare il capitolo 3 sempre insieme a voi, supportate questo video lasciando sempre 100 like, quindi ragazzi lasciate like, commentate, fateci sapere se questa serie vi sta piacendo, così da portarne in futuro altre. Alla prossima ragazzi!